buongiorno e vi auguro un buon fine di calciomercato ormai a tutti voi, perché ieri sera alle 11 si è chiuso il calciomercato. Ma intanto buongiorno a voi del TG Sport, di Adugino d'Este, era di uno e sta a radio. Perché ho cominciato con gli auguri per chi ha fatto il calciomercato e chi ha fatto il fantacalcio di riparazione, beati loro. Intanto andiamo a vedere le notizie di sport regionale, poi di sport internazionale e nazionale. Andiamo a vedere sport regionale. Tutto Udinese, c'è Udinese Milan nel weekend, tutto esaurito allo stadio Friuli. E calciomercato, Felipe Vie Zeu a Udine, può esplodere, parola di Amoroso. Andiamo a vedere le notizie di sport regionale e internazionale. Andiamo a vedere Serie A, Juventus in emergenza, Quadrado, Bernardeschi e Dagla Costa out. Rimpianto piazza? Boh. Andiamo a vedere altre notizie della Tennis Austria Open. Nadal, Amiro, Federer. Tra di noi c'è un apprezzamento reciproco. Andiamo a vedere altre notizie della Pyongyang, dove ci saranno le Olimpiadi, che fra poco cominceranno le Olimpiadi invernali. Aprono i villaggi olimpici Arianna Fontana a Gangneung. Coppa Italia, ieri sera è finita 0-0, Immobile vivo ma under sospeso. Cialanoglu scellerato dal Milan. Notizie invece dalla tennis di San Pietroburgo. Roberta Vinci si arrende a Giulia Rogers, ma saluta San Pietroburgo con un pesante passante magico. Vuelta a Valencia, è iniziata la volta di Valenciana. Chi vuole vederla la può vedere nei canali sportivi. Serie squadre Premier League, il Manborg Bournemouth mette in ginocchio il Chelsea di Conte, pesante lo 0-3 interno per i Blues. Notizie per invece dal Tottenham. Eriksen dopo 11 secondi, l'autogol di Jones, il Tottenham asfalta lo United, Juve avvisata. Manchester City continua la sua marcia solitaria 3-0 alla West Ham, ben 15 punti sullo United. Serie A, Napoli a mani vuote, Sassuolo apre troppo tardi, sfumata anche Politano. Levante la nuova rotta di Pazzini che lascia la Sverona e approda nella Liga Spagnola. Nella NBA e della basket americano, la giornata della notte, Howard schiaccia in faccia a Muscala. Nella giornata della notte ancora i Cavaliers col brivido contro gli Miami Heat. McLaurin vola a 50 punti infatti. Altre notizie dal TAS, revoca la squalifica a vita per 28 russi su 43. Notizie invece dalla Euro Cup di basket europeo, la Dolomiti Trento vince contro Zagabria e Fiat Torino perde contro Miami Bayern Monaco. Andiamo a vedere altre notizie. Premier League, il triangolo degli attaccanti è completo, Giroud al Chelsea, Bastuai al Borussia Dortmund e Aubameyang va all'Arsenal. Andiamo a vedere altre notizie la Serie A, Roma niente Blind e ufficialmente Joana Silva il vice Kolarov. Della pallavolo, Champions League, Perugia vola agli ottavi di finale e trascina Civitanova. Andiamo a vedere i risultati delle partite giocate ieri. Coppa Italia 0-0 è andata
la partita di andata delle semifinali di Milan Lazio a Milano. È finita proprio 0-0. Si vedrà tutto alla partita di ritorno. Invece andiamo a vedere nella Premier League, 25ª giornata. Ieri sera ci sono state tante partite alle 20:30 e alle 21:00, e adesso ve le leggo i risultati. Manchester City vince 3-0 contro West Bromwich Albion, poi 0-0 tra Stoke City e Watford. Tottenham vince 2-0 contro Manchester United. La perdita del Chelsea di Conte contro Marbò per 0-3. Everton vince 2-1 contro Leicester City. Pareggi invece tra Newcastle e Bury per 1-1. Stesso risultato 1-1 tra Southampton e Brighton Albion. Coppa del Re, semifinali 1-1 tra Leganés e Siviglia. Poi andiamo a vedere l'Eurocup, cioè basket europeo. Lyon perde 77-83 contro Kazan. Zagabria perde contro Trento per 77-81. Bayern Monaco vince 107-81 contro Fiat Torino. Kuban vince 77-66 contro Ludogorets. Dopo Darussa Faga vince contro Galatasaray per 77-63. Poi Zenit San Petroburgo vince 113-100 contro Ritas. Nella Champions League di basket, Avellino vince 79-66 contro gli Aris. Poi Tenerife vince contro gli Helan per 82-62. Poi Östersund contro Viborg, vince Viborg per 79-73. Poi Monaco vince di basket 83-75 contro Muncia. Poi il PAOK vince 91-70 contro il Klaipeda. Poi andiamo a vedere invece le partite che ci saranno stasera. Ci sarà la partita d'andata della Coppa del Re tra Barcellona e Valencia alle ore 21:30. I risultati di stanotte della NBA americana, basket americano: Boston vince per 102-88 contro Dallas Mavericks. Poi i Blazers vincono contro Chicago Bulls per 124-108. Il Celtic vince per 103-73 contro New York Knicks. Atlanta Hawks perde 110-123 contro Charlotte Hornets. Il Brooklyn Nets vince per 116-108 contro Philadelphia. I Cleveland vincono per 91-89 contro Miami Heat. Indiana Pacers vince contro i Clippers per 105-101 e Orlando Magic vince per 127-105 contro i Lakers. Partite che ci saranno venerdì sera. Andiamo a vedere. Scusate per il momento di pausa, ma momento per prendere fiato. Andiamo a vedere proprio, eccole qua. Ci sarà la Serie B con l'anticipo tra Empoli e Palermo alle 20:30. Poi ci sarà anche il campionato tedesco tra Colonia e Borussia Dortmund alle 20:30. Nella Liga Spagnola, Real Sociedad contro Deportivo La Coruña alle ore 21:00. E poi si tornerà al sabato 3 febbraio, dove ci saranno tantissime altre partite interessanti. Va bene, da Marco è tutto, il TG Sport finisce qui, vi ringrazio per l'ascolto, ci sentiamo domani con tutte le notizie e le probabili informazioni delle partite del weekend e i risultati che sono stati giocati stasera. Da Marco è tutto, da Audio Future d'Este, R1 e Stav Radio, vi ringrazio per l'ascolto, a domani.